realtà Ducati al centro c'è il gioco, che è, come dire, un epicentro che mette insieme tutte le diverse generazioni. È proprio questo che fa Ducati, non è dire mi concentro su uno o mi concentro sull'altro, mi concentro su tutti quelli che hanno una diversa predisposizione al porsi in una dimensione ludica rispetto all'esistere, che non è solo giocare fine a se stesso, ma dimensione ludica è la voglia di esplorare, e spesso l'esplorazione è una cosa che va condivisa. E quindi in questo senso Ducati diventa ponte tra generazioni della stessa nazione, ma anche tra diverse nazioni, perché oggi c'è qui una regione che ambisce ad altro e che ha una forte tradizione, che ha un legame molto forte con le sue tradizioni e che ha molto forte questo senso di creare un continuo ponte tra il proprio passato e il proprio presente e le proprie speranze future. E quel toccatino in un certo senso è anche questo. E cosa c'è? A me piace questo convergere tante energie. Soprattutto io penso veramente ai volontari, no? Che ci credono tantissimo in questa cosa, in un qualcosa che apparentemente in una società dove la cultura, il gioco, i bambini, uno pensa al gioco, pensa ai bambini, ma in realtà, come ti ho detto, io lo penso più in maniera alta, sono cose talmente marginali per cui non vale neanche la pena di impegnarsi e spendere soldi. E invece questa cosa crea una coesione, una collaborazione e anche degli spunti creativi davvero unici. In questo senso la città ha una boccata d'ossigeno affascinante. Perfetto, grazie mille. Va bene, ragazzi.